divulgatore scientifico e autore di spedizioni per conto del National Geographic. L'epidemia potrebbe essere iniziata da un pipistrello, ma è stata l'attività umana a scatenarla. Qui dalla zona rossa, in cui mi trovo a parlarvi attraverso questo video, cerchiamo di capire allora che cosa ci vuol dire Quammen nel suo documentatissimo Spillover. Le infezioni animali e la prossima pandemia umana, scritto in 6 anni di lavoro ed edito da Adelphi. L'attuale coronavirus, in gergo SARS-CoV-2, è il nipote della SARS dei primi anni 90. È piccolissimo, un diametro di circa 80-160 nanometri. Un nanometro, per intenderci, corrisponde alla 10-9 metri, cioè un miliardesimo di metro, o in altri termini un milionesimo di millimetro. E Quammen, ma anche il virologo John Breeman, presidente della Società Americana di Medicina Tropicale, sostengono che questi virus non vengono da un altro pianeta e non nascono dal nulla. Questi responsabili di epidemie virali e di pandemie sono già tra noi. Sono virus che colpiscono gli animali. Ma sono i comportamenti irresponsabili dell'essere umano verso l'ecosistema a favorire quello che in gergo tecnico si chiama spillover, cioè un traboccamento, un salto di specie virale che si diffonde da una specie all'altra, esseri umani inclusi, come stiamo vedendo e come stiamo vivendo. Il boom di epidemie virali degli ultimi decenni e dello scatenamento di crisi sanitarie che ne è conseguito, è davvero molto molto legato alla alterazione degli ecosistemi, all'alterazione degli ecosistemi da parte dell'uomo dell'era globalizzata. Questa alterazione, in questo caso, è legata all'alimentazione, all'uso edonista e consumista, è legata alla predazione, al piacere perverso, alla disordinata ricchezza globale che l'accompagna. È in sostanza un atteggiamento irrispettoso verso la natura, irrispettoso verso l'ecosistema. Atteggiamento che non cerca di trovare il modo di convivere il più armoniosamente possibile con gli altri esseri, ma che invece va a provocare queste forze, le va a provocare come se noi fossimo i loro padroni, i padroni con mania di grandezza. La zoonosi, cioè la malattia infettiva che viene trasmessa direttamente o indirettamente dagli animali all'uomo, la zoonosi dell'attuale coronavirus ha luogo in un momento imprecisato e in un luogo imprecisato, ma molto probabilmente è un mercato, o più precisamente un wet market di Wuhan in Cina. E da quest'area la diffusione del virus è proseguita in Cina. E poi nel mondo. E il protagonista di questa ultima epidemia di coronavirus è il pipistrello. Ecco, per chi è stato nei wet market asiatici sa di cosa stiamo parlando. Chi invece non c'è mai stato, allora immagini un luogo dove si accalcano persone e nel quale non si vendono solo pesci, ma si vende di tutto per essere mangiato. Tartarughe giganti, serpenti, zibetti, civette mascherate delle palme e appunto pipistrelli. I wet market sono diventati in questi anni recenti, sono diventati i templi della vanità culinaria dei nuovi ricchi asiatici e dei nuovi ricchi globali. E i wet market, come ha notato un gruppo di ricercatori virologi di Hong Kong, sono l'ambiente più favorevole alla trasmissione di malattie da specie a specie e anche all'uomo. Cioè sono in sostanza dei calderoni di scambio di materiale genetico tra diverse varietà di animali. Perché Perché sono dei calderoni di scambio di materiale genetico? gli animali, rinchiusi in spazi angusti, molti dei quali di questi animali sembrano malati e dall'aspetto sofferente, presentano ferite aperte, ferite di cui nessuno si cura, e sono stipati in gabbie a rete, le une sopra le altre.
e allora le feci degli animali in alto cadono sugli animali in basso. E in questo modo, ripeto, si trasmettono malattie da specie a specie sino all'uomo. E come dichiarava recentemente il virologo John Breeman nella rivista scientifica The Lancet, come minimo noi dovremmo controllare i loro standard di igiene e seguire le tracce dei microbi che circolano in questi mercati. Invece, aggiungo io con un inciso polemico verso l'Europa, non si batte ciglio davanti ai wet market cinesi che ci regalano questa epidemia rovinosa, mentre ci si accanisce nel perseguitare il nostro immacolato lardo di Colonna, oppure il pecorino della Garfagnano, oppure i formaggi di Fossa, alimenti di cui peraltro io personalmente non mi nutro. Oppure ci si accanisce a voler mettere fuori legge i nostri forni a legna per la pizza. Ecco, chiuso l'inciso. Che cosa si prevede? Gli studiosi di storia della medicina prevedono che se la distruzione delle foreste, se la desertificazione della terra, l'ammalarsi della fauna animale proseguirà così come sta proseguendo, con questa inconsapevole baldanza, allora il risultato sarà la moltiplicazione dei virus. Sarà la morte degli animali e degli uomini che vengono a contatto con loro. Se questa situazione si protrarrà, gli storici della medicina si attendono quello che si chiama Big One, ovvero la grande epidemia che ogni 100 anni circa riduce drasticamente la popolazione mondiale, un po' come fece l'influenza spagnola, cioè quella pandemia influenzale che si diffuse tra il 1918 e il 1920. Queste cose che sto dicendo, ecco, non significa che vogliano generare panico, terrore, smarrimento o senso di impotenza. Vogliono invece significare esattamente il contrario. Vogliono cioè cercare di stimolare un pensiero in grado di generare prevenzione. E la prevenzione è una cosa davvero fondamentale, di fondamentale importanza, di cui dovremmo occuparci ognuno per sé e insieme anche come comunità. Ecco, questo è davvero fondamentale. Significa stimolare il senso di responsabilità, di sana informazione. Significa, tutti insieme, frenare l'avanzata di quell'edonismo contemporaneo da suicida disinformato. Significa che siamo insieme tutti quanti sulla stessa barca. Significa che certe scelte alimentari consapevoli sono cruciali per la nostra vita sul pianeta Terra. Che è in nostro potere la benevolenza verso la natura, che è necessario mitigare la nostra aggressività e senso di onnipotenza verso il pianeta, verso i suoi abitanti, umani, animali, vegetali e minerali. Significa sintonizzarci con la sensibilità di Leonardo da Vinci, per il quale la natura, la selva, rappresenta la salvezza fisica e spirituale. Ma senza lo spirito, senza il principio interiore, la natura, la selva, allora diventa l'inferno. Un caro saluto